perché il dibattito anche di questi giorni che c'è stato rispetto a presunti e non verificati scambi di messaggi o di telefonate nel bel mezzo di un vertice storico della NATO a Madrid è surreale che ci siano forze politiche che passino il tempo a parlare di se stesse anche nei giorni in cui il governo al massimo livello sedeva a tavoli importantissimi che vedevano l'allargamento della NATO alla Finlandia e alla Svezia.